Si è tenuta al Gambrinus la conferenza stampa che ha dato il via al comitato referendario per l'istituzione della macroregione autonoma del Sud. Alle ore 11 presso la sala convegni la presentazione alla stampa del comitato referendario per l'istituzione della macroregione autonoma del Sud, che darà il via subito dopo alla raccolta delle 500.000 firme necessarie per l'indizione della consultazione referendaria. Tra i fondatori del comitato figurano Nando Discei e Sergio Angrisano, leader dei movimenti meridionalisti Insorgenza Civile e Federazione Movimenti Base, Sabino Morano, leader del movimento civico Primavera Irpina, gli esponenti di Forza Italia, Gaetano Quagliariello e Stefano Caldoro, il direttore della testata giornalistica Il Brigante Gino Giammarino, Leonardo La Sala di Confartigianato, personalità del mondo dell'impresa, della cultura, del terzo settore e del giornalismo. La presidenza del comitato è stata affidata al giornalista Alessandro Sanzoni. Oltre alle associazioni borboniche presenti, da registrare la presenza appunto di esponenti di Pompei Città Ribelle, associazione guidata da Giovanni Presenzano. Significativa la partecipazione del mondo della cultura e del giornalismo, tra questi Mimmo Della Corte, giornalista e scrittore. Le recenti elezioni hanno dimostrato una volta di più il senso di estraneità e di abbandono rispetto allo Stato centrale e alla classe politica, avvertito dai cittadini del Mezzogiorno. È l'interpretazione data del trionfo del Movimento 5 Stelle in quanto frutto della promessa del reddito di cittadinanza, una nuova forma di assistenzialismo, e la prova della profonda incomprensione e del distacco delle classi dirigenti italiane e delle ragioni di questo disagio. Per Napoli News Magazine e Synapse News, Antonio Mattia. Thank you.